Terzo Reich è stato forse il regime più terribile e atroce della storia. Guidati da Adolf Hitler, i nazisti hanno massacrato quasi 17 milioni di persone, alterando il corso della storia dell'umanità. Ma l'avvento della Germania nazista è imputabile esclusivamente a un dittatore psicotico o potrebbe esserci lo zampino di una fonte extraterrestre? Grazie agli extraterrestri, Hitler avrebbe potuto creare l'arma più potente al mondo. Da laboratori sotterranei ad esperimenti di viaggi nel tempo. Hitler si serviva di segreti alieni per guidare la macchina da guerra nazista? Oggi andremo a caccia degli UFO nazisti e faremo delle scoperte che vi lasceranno a bocca aperta. Seguiteci e i segreti dei nazisti e degli UFO vi saranno rivelati. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati, quello che il governo americano voleva nasconderci, dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Germania, 1942. Il partito nazista si trova al centro di una guerra che coinvolge diversi continenti. Hitler parla pubblicamente della ricerca dell'arma miracolosa. È convinto che sia fondamentale risollevare il morale dei tedeschi. A sorpresa, i nazisti svelano un congegno mai visto prima: il missile V2. Il missile V2 era un dispositivo all'avanguardia della Germania nazista. Grazie ad esso i tedeschi possedevano un'arma con la stessa carica esplosiva di quelle della Gran Bretagna, che poi si sarebbe evoluta ulteriormente. Il V2 è la risposta data dagli scienziati nazisti alla richiesta fatta da Hitler di sviluppare un'arma di seconda generazione. È il primo missile balistico a lungo raggio nel mondo. È il primo oggetto artificiale a entrare nello spazio. Ma alcuni vedono il V2 come prova di un'altra possibilità, quella secondo cui il partito nazista abbia usato la scienza extraterrestre per fondare il Terzo Reich. Com'è possibile che i nazisti abbiano raggiunto lo spazio quando solo 40 anni prima l'uomo aveva appena iniziato a volare? La risposta potrebbe essere rintracciata in un evento sorprendente. Un misterioso incidente che, a detta di alcuni, potrebbe aver fatto finire un UFO tra le mani di Adolf Hitler. Dossier segreto. Gli UFO nazisti. Nel libro Le società segrete e il loro potere nel XX secolo, Ian Van Helsing racconta un incredibile incidente. Nel 1936 Hitler è al comando della Germania nazista. La guerra è in procinto di esplodere. Una notte gli abitanti della città di Friburgo vengono svegliati dal frastuono di un'astronave a forma di disco che, scesa dal cielo, si è schiantata nella foresta. Dopo poche ore le SS di Hitler si recano sul posto. Si dice che i nazisti avessero trovato qualcosa di mai visto prima, un grande velivolo a forma di disco, cioè un disco volante. Se il ritrovamento del disco da parte dei nazisti fosse vero, allora potrebbe aver dato loro un potere incredibile. L'UFO di Friburgo viene trasportato presso il centro delle attività di culto delle SS. Il famigerato Castello di Wewelsburg. I più grandi scienziati si mettono al lavoro. La loro è un'impresa ambiziosa. Devono decifrare l'astronave aliena e sviluppare armi per affrontare una campagna militare contro il mondo intero. I tedeschi costruirono rampe di lancio mobili e carri armati corazzati. Ma il compito più importante spetta allo scienziato e inventore austriaco Viktor Schauberger, il cui lavoro ambisce a svelare i segreti dell'antigravità. Secondo alcuni, Viktor porta a termine la missione attraverso l'ideazione del dispositivo a repulsione alimentato da vortici fluidici. Il dispositivo a repulsione creava un vortice davanti all'astronave, spingendola in avanti e dandole così maggiore agilità nei movimenti, proprio come nei dischi volanti.
La cosa affascinante era che si trattava di una tecnologia reale. Sembra quasi che l'idea di creare un vortice al di sopra o davanti ad un'astronave fosse venuta ai tedeschi grazie alle scoperte che avevano fatto nell'UFO che si era schiantato. Se i nazisti avessero davvero scoperto i segreti della tecnologia aliena, sarebbero stati in grado di costruire armi e aerei mai visti prima. Sarebbe bastato poco tempo e gli alleati avrebbero visto i risultati direttamente sul campo di battaglia. Il desiderio di creare un'arma miracolosa ha portato i nazisti a setacciare la Terra in cerca della tecnologia più devastante che l'umanità abbia mai conosciuto. Ma è possibile che la scoperta dell'antigravità non appartenga al nostro pianeta? Se al di sopra di essi esisteva davvero una razza aliena, in possesso di una tecnologia di gran lunga superiore a quella sviluppata dagli scienziati nazisti fino a quel momento, allora è normale pensare che i nazisti fossero così interessati ad essa e facessero di tutto per impadronirsene. Secondo alcuni teorici, è il ritrovamento dell'astronave aliena ad aver permesso la creazione del prototipo antigravità nazista, il cosiddetto dispositivo a repulsione. Questi progetti illustrano diversi velivoli nazisti che a quanto pare dovevano essere alimentati da un motore a repulsione. Alcuni credono che questi rischi rappresentino la prova dell'unione tra l'ingegneria tedesca e l'intelligence aliena. Il risultato più famoso di questa unione sono i cosiddetti Haunebu, descritti come dischi volanti con un diametro di 25 metri e capaci di viaggiare a 17.000 km orari. A quanto pare questi velivoli esistevano in ogni dimensione. Si passava dalle navi da guerra enormi a piccoli dischi lanciati con le catapulte. Ma se i nazisti hanno davvero costruito una flotta di UFO per dominare il mondo, quali prove abbiamo per sostenere che siano arrivati fino al cielo? Basta chiedere ai piloti alleati della Seconda Guerra Mondiale. Dossier segreto. I Foo Fighters nazisti. A partire dal 1942, i piloti alleati che compiono missioni sorvolando la Germania cominciano ad avvistare luminose sfere di luce che attraversano i cieli, avvicinandosi ai loro aerei. Durante l'ultima fase della Seconda Guerra Mondiale, gli squadroni americani si imbatterono in queste astronavi. E dal momento che feu in francese significa fuoco, i piloti americani le chiamarono Foo Fighters. Testimonianze scritte, come quella del pilota della RAF B.C. Lamson, raccontano di una luce arancione avvistata a 7.000 piedi d'altezza che si avvicina all'aereo per poi sfrecciare via. Esistono centinaia di segnalazioni di questo genere, che vanno dai semplici avvistamenti a incidenti descritti come duelli aerei con strane sfere di luce. Secondo noi si trattava di oggetti reali e non di illusioni ottiche o di sfere di luce. Ne siamo convinti perché nel 1945, a sud del Pacifico, un bombardiere di un B-29 ha abbattuto un Foo Fighter, distruggendolo in 1000 pezzi. Ma se Adolf Hitler avesse disposto di un'intelligence aliena, avrebbe ambito a molto di più che semplici velivoli all'avanguardia. Grazie agli extraterrestri, Hitler avrebbe potuto creare l'arma più potente al mondo. E stiamo parlando di molto più che semplici pistole o aerei. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli alleati hanno la Germania in pugno. I campi d'aviazione tedeschi vengono bombardati senza sosta. Hitler ambisce a trovare un modo per lanciare missili senza piste. Ma la sua soluzione sarebbe diventata l'arma più potente della storia? Dossier segreto. La campana nazista. Ispirandosi all'UFO scoperto nel 1938, i nazisti costruiscono un centro di ricerca sotterraneo a 1000 km di profondità nella catena dei Sudeti. Secondo gli esperti, questo centro viene realizzato per ospitare un congegno incredibile chiamato Die Glocke, o la campana. Il Glocke era un congegno a forma di campana che raggiungeva i 4,5 metri d'altezza. Si dice che 5 tra i migliori scienziati di Hitler siano morti lavorando a questo progetto.
Quei sacrifici indicano che Hitler pensava di avere qualcosa tra le mani. Questa tecnologia si basava su due cilindri in controrotazione contenenti un metallo pesante, una sostanza liquida chiamata mercurio rosso. E facendoli girare in controrotazione a velocità superelevate si otteneva l'energia necessaria che alimentava queste armi. Si trattava di campi di controrotazione di mercurio. Secondo gli esperti, uno degli scopi del Glock era quello di alimentare il flytrap, una serie di archi progettati per lanciare verticalmente i dischi volanti nazisti. Secondo alcuni, il flytrap era utilizzato per lanciare velivoli servendosi dell'antigravità. Ma se i nazisti avessero ideato questi aerei, gli alleati non gli avrebbero mai tenuto testa. Ma secondo altri storici, la campana potrebbe aver avuto scopi molto più complessi e spaventosi, tra cui quello di rendere il partito nazista la prima armata inarrestabile della storia di tutti i tempi. Siete su Alieni Nuove Rivelazioni, i più grandi segreti dell'universo. Bentornati a Alieni Nuove Rivelazioni, il Terzo Reich. Nonostante le testimonianze dei ritrovamenti di dischi volanti e gli incredibili progressi fatti nelle armi, gli storici moderni restano scettici sull'esistenza di un legame tra nazisti e UFO. Ma ci sono delle prove, cioè delle testimonianze. Uno dei più grandi esperti di scienza missilistica, il tedesco Hermann Oberth, ha confessato in pubblico che la Germania è stata aiutata da gente appartenente ad altri mondi. La prova più importante del segreto alieno nazista potrebbe nascondersi in un misterioso congegno chiamato Die Glocke, o la campana. Ma è possibile che il dettaglio più strano della campana sia la prova del fatto che si tratta dell'arma miracolosa? Secondo alcuni racconti, sulla cima di questo congegno si trovava uno specchio nel quale era possibile vedere immagini del passato. Stando ad alcune voci, i nazisti controllavano la campana attraverso antiche pratiche ariane, distorcendo lo spazio e il tempo. Hitler stava costruendo una macchina del tempo? Come avrebbe viaggiato nel tempo? Creando dei vortici, potevano filarsela alterando lo spazio e il tempo. Consideriamo l'idea secondo cui la campana nazista fosse una macchina del tempo e che Hitler fosse stato capace di crearla. Se fosse potuto tornare indietro nel tempo, sarebbe stato inarrestabile. In pratica, avrebbe potuto fare tutto quello che avrebbe voluto, come ad esempio salvare la Germania nazista e realizzare il suo sogno di dominare il mondo. Ma nel 1945 il Terzo Reich crolla. Con l'aiuto di Dio otterremo l'inevitabile trionfo. Si dice che Hitler abbia ordinato la distruzione della campana per evitare che le tecnologie aliene finissero nelle mani degli Stati Uniti. Ma c'è un'altra teoria. Nel dicembre 1965, oltre 20 anni dopo la scomparsa del Glock, uno strano velivolo radioattivo a forma di campana, irradiante una luce blu e proveniente dal Canada, ha attraversato il confine americano oltrepassando il Michigan e l'Ohio. Disegnando delle lunghe curve a S, si è schiantato andando a finire fuori Kecksburg in Pennsylvania. Vari testimoni affermano non solo di aver visto schiantarsi l'oggetto, ma anche di aver notato che era identico alla campana. Stando alle testimonianze, un gruppo di soldati americani in borghese arriva quasi all'istante con un camion da rimorchio per recuperare l'oggetto. Alla gente venne impedito di parlarne, dovevano tenere la bocca chiusa. Questo racconto rappresenta la conferma del vero scopo del Glock? È possibile che il Glock sia scomparso nel tempo per poi riapparire 20 anni dopo in Pennsylvania e che poi sia stato portato nella Wright-Patterson Air Force Base in Ohio, dove, per quanto ne sappiamo, si trova ancora oggi? È la nostra macchina del tempo americana. Alla fine della guerra, il mondo sembra ormai al sicuro dalla minaccia nazista. Ma è possibile che la tecnologia aliena abbia dato al partito nazista maggiore longevità di quanto ci si aspettava? Nel 1947, l'esercito americano riceve una lettera da Ghida Bernardi,
che sostiene di essere un ex agente segreto nazista. Questa lettera riferiva non solo che Hitler era vivo, ma anche che si trovava in un sottomarino speciale e conduceva degli esperimenti servendosi di una tecnologia molto avanzata, che a suo dire era costituita da dischi volanti progettati per attaccare certi punti dell'America, della Gran Bretagna e di altri bersagli chiave nel mondo. Secondo la lettera, il sottomarino di Hitler era diretto a sud, oltre l'Africa. Perché andare al di là dell'Africa? Non c'è niente a sud dell'Africa, a parte l'Antartide. Nel 1938, una spedizione nazista in Antartide scatena delle voci sulla presenza di una base segreta sotterranea in un'area rivendicata dai tedeschi come Nuova Svevia. Potrebbe essere questo il luogo in cui Hitler si è ritirato per sviluppare la tecnologia UFO? Ed è possibile che questo luogo sia stato scoperto? Dossier segreto. Operazione High Jump. Nel 1946, l'ammiraglio Richard Byrd guida 4.700 soldati, 13 navi e diversi aerei in quella che viene progettata come una missione di ricerca denominata Operazione High Jump. Due settimane dopo, in seguito alla perdita di molti uomini, la missione rientra. Non si è trattata di una semplice esplorazione, ma di una strategia di guerra. Ma qual è stato l'esito? La spedizione dell'ammiraglio Byrd ha raggiunto il Polo Sud. Appena tornati, Byrd, citato dalla stampa, suggerisce al governo americano di adottare delle protezioni per scongiurare la possibilità di un'invasione del paese da parte di aerei nemici provenienti dalle regioni polari. È possibile che l'esercito americano sia stato attaccato dai nazisti dotati di aerei e armi alieni? Sembra pazzesco, ma se fosse vero, i nazisti potrebbero ancora esistere e trovarsi sotto il ghiaccio dell'Antartide. Le prove mostrano che Hitler potrebbe aver sviluppato una tecnologia aliena segreta, fornendo al Terzo Reich dei velivoli all'avanguardia e forse scoprendo anche i segreti del viaggio nel tempo. Ma è possibile che ciò abbia permesso al regime nazista di sopravvivere dopo la guerra in una base segreta nelle profondità dell'Antartide? È dura per qualunque cosa sopravvivere laggiù. Se fossero riusciti a trovare un modo per farlo, noi come faremmo a saperlo? È possibile che queste coordinate globali pubblicate in un recente articolo di giornale indichino l'ingresso della leggendaria base? Le immagini satellitari mostrano chiaramente un'apertura larga 55 metri e alta 70. È l'unico posto in cui potrebbe stare un UFO. Digitando quelle coordinate su Google Earth, che secondo noi rappresentano l'ingresso della base, è possibile vedere un'apertura. Se così fosse, Hitler potrebbe aver utilizzato i segreti alieni per assicurare il dominio del Terzo Reich. Quindi la lotta contro il regime nazista potrebbe non essere terminata. Avete visto? Alieni, nuove rivelazioni. I più sconvolgenti segreti dell'universo.